La città è nel caos. Due giganti, King Kong e Godzilla, stanno combattendo. Buongiorno, Arnold. Quali sono i tuoi piani per oggi? Forse il piano per oggi è provare a non morire! Hai paura, Arnold? Ma cosa succede se tutto questo fosse inventato? E se ti dicessi che né King Kong né Godzilla potrebbero sopravvivere sulla Terra? È piuttosto semplice. Guarda, l'uomo più grande del mondo è stato Robert Pershing Wadlow. La sua altezza era di 2 metri e 72 centimetri e visse solo 22 anni. Soffriva di una malattia chiamata gigantismo. Con questa malattia il cervello rilascia quantità eccessive dell'ormone della crescita. Pertanto, nel processo di evoluzione umana, sono state stabilite le norme per l'altezza e il peso. E qualsiasi grande deviazione è considerata una malattia. Uno dei maggiori stress è per il cuore, che deve far circolare 15 litri di sangue invece dei normali 5. E il cuore spesso non può sopportare dinamiche così faticose per troppo tempo. Ma diciamo che possiamo disattivare la gravità per consentire scientificamente l'esistenza di Godzilla e King Kong? Tutto ciò che sulla Terra non è fissato al suolo finirebbe nello spazio. Ciò include le persone che, se messe allo scoperto, verrebbero lanciate nell'aldilà. E quei pochi fortunati che si trovano in una stanza da qualche parte possono ancora vivere per un po' fino a quando le case, alla fine, voleranno verso l'alto. E alla fine il nostro pianeta crollerà completamente a pezzi. Che diamine! No! Lo sta usando sui dinosauri! Corri, dannato sciocco! I dinosauri sono molto pericolosi, che si tratti di erbivori, carnivori o anche di questi dinosauri radicali. Sono follemente arrabbiati. E lo saresti anche tu se non avessi mangiato in 66 milioni di anni. Inoltre, i dinosauri si stanno arrabbiando ancora di più ora che vedono cosa è successo ai loro discendenti nel corso dell'evoluzione. Tutti i leader mondiali hanno dichiarato la legge marziale. Purtroppo, si sa davvero molto poco sul vero comportamento dei dinosauri. Sembra che la soluzione migliore sia quella di assumere uno specialista in tacchino rabbioso. Attacco! I dinosauri hanno regnato sulla Terra per 160 milioni di anni, ma la caduta di un meteorite ha cambiato il corso dell'evoluzione e ha permesso lo sviluppo dei nostri antenati, i mammiferi. Ora solo il più forte sopravviverà. Ma che diavolo sta succedendo adesso? Aspetta, penso di aver capito. Negli ultimi 66 milioni di anni, il clima della Terra è diventato più freddo e la quantità di anidride carbonica nell'atmosfera è cambiata. Sembra che i dinosauri non possano più vivere qui e si estingueranno ancora una volta. Cosa fare adesso? In teoria potremmo costruire un parco giurassico! Gli daremo da mangiare e manterremo artificialmente il clima! Questo posto potrebbe essere il luogo turistico più redditizio del mondo! E sarà anche un fornitore globale di uova e letame! Sì, dai, la dino cacca! Ma poi di nuovo, un normale dinosauro mangia una tonnellata di erba al giorno, ovvero più di 100 kg di carne. Molto probabilmente i dinosauri mangeranno tutta la fauna del parco e poi probabilmente inizieranno a mangiarsi a vicenda, finché non si estingueranno di nuovo. Non importa come lo tagli, i dinosauri non saranno in grado di vivere nel nostro tempo. Vuoi davvero salvarli, Arnie? L'unica opzione è rimandare i dinosauri nel passato, nel loro mondo perfetto. È ora di salutarti, Arnie. Almeno lì sai che staranno meglio. Arnold, rilassati. Non sai nemmeno cos'è un meteorite. Un meteorite è un grande corpo celeste di origine cosmica. La loro massa varia da pochi grammi a migliaia di tonnellate. E niente paura. C'è solo un caso di un meteorite che ha colpito una persona nella storia, nel 1954. E anche allora ha colpito qualcuno alla gamba. Sembra che qualcuno si stia offrendo volontario per salvare il pianeta. E sta solo scoppiando di entusiasmo. Sembra che questo episodio sarà il più breve di sempre e avrà un lieto fine. Ah, no, non importa. Stesso vecchio, stesso vecchio. Sembra che il nostro pianeta stia per essere distrutto. O forse c'è un altro salvatore.
Potrebbe essere Arnold. Eccellente! Potremmo semplicemente copiare ciò che ha fatto il progetto DART di SpaceX. Si prevede che nel 2022 un veicolo spaziale del peso di 500 kg si schianterà contro un asteroide chiamato Didymos a una velocità di 6 km al secondo. Il pilota automatico non è stato ancora installato, quindi dovrai volare manualmente e diventare un eroe! Oh, wow Arnold, sei sopravvissuto! Praticamente come tutte le altre forme di vita inferiori, come i microbi. Ma ora c'è un piccolo problema con l'acqua. Dopo che una meteora di 100 km di diametro ha colpito la Terra, l'onda d'urto ha distrutto quasi tutta la vita entro un raggio di 100 milioni di chilometri quadrati. C'è stato un enorme rilascio di zolfo. E la polvere e la cenere di tutta la distruzione salirono nell'atmosfera superiore e bloccarono l'accesso ai raggi del sole. Tu devi essere affamato. È un bene che tu abbia tenuto il tuo cibo spaziale nel razzo. Non c'era cibo? È terribile! Perché non c'è più cibo sulla Terra? Arnold! Arnold, svegliati, ho una sorpresa per te! Certo, lo sai che sono il tuo alleato nella lotta contro la tua fobia sociale. Quindi ho deciso di aiutarti allontanandoti dalle persone. In particolare, in cima al Monte Everest. L'altro nome della montagna è Chomolungma ed è il punto più alto del pianeta Terra. A proposito, solo per dire, ma mi devi $50,000. Questo è il prezzo medio per una spedizione quassù. Tuo livello, dopotutto c'è pochissimo ossigeno ed è estremamente freddo. Arnold, scendi, velocemente, almeno un chilometro. Sbrigati, Arnold, ma muoviti il più lentamente possibile. L'ossigeno è solo un terzo del normale qui. Cerca di risparmiare le tue energie. La mancanza d'aria fa sì che il cervello percepisca male il tempo. Percorrere 5 metri in 3 ore mi sembra un po' troppo lento. Per fortuna, il vento in vetta raggiunge i 200 metri al secondo e può aiutarci. Puoi volare 8 km in soli 3 minuti. Ma fai attenzione, le sporgenze potrebbero ferirti. Sei fortunato, sei caduto nella spazzatura. I turisti dell'Everest lasciano così tanta spazzatura sulla montagna che il governo paga $2 per ogni chilogrammo di spazzatura raccolta. Vedo che stai cercando di restituirmi i miei $50,000. Arnold, cerca di non respirare così tanto. A una temperatura di meno 60 gradi Celsius, i tuoi polmoni inizieranno a seccarsi. La tosse di montagna è così grave che può persino romperti le costole. Mi dispiace, Arnold, ma gli scalatori non possono rimuovere i cadaveri dall'Everest. È impossibile! Inoltre, i cadaveri vengono utilizzati come indicatori di altezza per le cime delle montagne. Beh, Arnold, almeno hai trovato qualcosa di utile da fare. Vedo che sei davvero felice di essere qui, amico. Soprattutto dopo condizioni così gelide. Penso che forse si stia divertendo un po' troppo. Ciao Arnold, sembra che tu abbia iniziato ad avere allucinazioni per mancanza di ossigeno e qualcuno ti abbia portato al fuoco. Sono contento che ti sia svegliato, ma ci sono ancora 6 km davanti a noi. Sfortunatamente non credo che ti sia rimasta la forza per tornare a casa. Ma aspetta, Arnold, ho un'idea. Puoi ripetere l'impresa di Marco Siffredi. Nel 2001 ha disceso l'Everest con lo snowboard. Ho fiducia in te, Arnold. Ehi, dove hai preso una macchina? Arnold, hai quasi ucciso quell'uccello. Adesso devi chiamare un taxi per questa signora. Fortunatamente era un passero e non un'aquila. Penso che il tuo telefono abbia appena ordinato tutti i taxi di tutti gli Stati Uniti in un unico posto. Negli Stati Uniti, circa 230.000 persone sono registrate come tassisti, più della metà dei quali sono conducenti Uber. Tutte queste macchine, allineate in fila, creeranno un ingorgo con una lunghezza di 800 km, un terzo dello stato di New York. Sarà paralizzato. Sarà difficile respirare per le strade a causa dell'aumento delle emissioni che raddoppieranno la quantità normale e per questo inizierai a tossire. Sentirai nausea.
e potrai persino soffrire di un ictus. Non riporre le tue speranze su un'ambulanza, dal momento che non salverà te o gli altri 3.000 pazienti che chiamano un'ambulanza ogni giorno. Puoi rischiare o provare a prendere la metropolitana in ospedale, ma i 6 milioni di persone che normalmente guidano la loro auto sono già in metropolitana, quindi oggi ci sono circa 11 milioni di persone malvagie, arrabbiate e in ritardo laggiù. Ehi, è lui che ha causato tutti gli ingorghi. I criminali hanno già rapinato metà dei negozi in città, perché la polizia non può rispondere alla maggior parte dei crimini. Arnold, penso che faresti meglio ad uscire completamente dal paese. C'è un posto per te praticamente su qualsiasi aereo che parte da New York. Le persone non possono raggiungere l'aeroporto e gli aerei che volano sono metà vuoti e per questa ragione stanno perdendo più di $10.000 per volo. Tutti i tassisti insieme hanno speso circa 15 milioni di dollari solo in benzina per venire a prenderti. Come pagherai? Aspetta, hai davvero i soldi? Arnold, ho una brutta notizia. Tutti i governi di tutto il mondo sono stati rovesciati e ora sono governati da dittatori. Sì, da un lato va bene, nessuno lascerà più il proprio paese e tutti lavoreranno per il benessere del proprio e per la sua posizione nel mondo. Ma d'altra parte, sotto tali regimi, la maggior parte delle persone non vivrà in case o complessi residenziali, ma in carceri, perché le leggi dei paesi saranno molto rigide e talvolta anche davvero strane. Puoi dimenticare i benefici della civiltà. Dopotutto, le relazioni economiche estere non sono più necessarie e ogni paese ora lavorerà solo per se stesso. Ma ciò significa che se prima non c'era alcuna industria pesante nel tuo paese, come per la produzione di veicoli, per esempio, ora non sarai in grado di ottenere una macchina nuova e tutto ciò a cui puoi aspirare è una bicicletta schifosa, nel migliore dei casi. E non sto dicendo che tutti i social media siano scomparsi, ma ora puoi solo avere conversazioni private con i tuoi amici da qualche parte nel profondo dei boschi e con la radio a tutto volume. E ora, anche se vuoi un taglio di capelli, la tua pettinatura dovrà ottenere l'approvazione dell'amministrazione locale e ci sono solo un numero limitato di acconciature approvate dal governo. Ma la cosa più spaventosa è che tutti i paesi ora sospettano l'un l'altro di essere una potenziale minaccia. Quindi, quasi tutte le risorse di ogni paese sono investite in potenziamenti militari. E, ahimè, uno di questi giorni qualcuno si renderà e premerà quel grosso bottone rosso. Arnold, hai salvato il mondo! Chi avrebbe mai pensato che il tuo daltonismo avrebbe salvato il pianeta? Arnold, dove vivrai adesso? Sembra nel bosco. Beh, non sono nemmeno preoccupato. Probabilmente sai già che devi mettere delle foglie sotto la maglietta per riscaldarti, filtrare l'acqua potabile e... No, non mangiare niente, idiota! Anche se non sei ancora andato troppo lontano, ascolta attentamente tutto intorno a te. Il rumore di un trattore si sente a 3-4 km di distanza. Un cane che abbaia a 2-3 km. Un treno che passa si sente a 10 km. E le canzoni dei BTS? Beh, puoi sempre ascoltarle. Cos'è, Arnold? Guarda, carino. Questo ragazzino è perso, proprio come te. Dopotutto, i lori lenti vivono principalmente nelle foreste tropicali. Non provare nemmeno ad accarezzarlo, Arnie. I lori si leccano le articolazioni dei gomiti, che secernono un veleno mortale. Quindi il loro morso può ucciderti. Dovresti seguire i percorsi degli animali. Sarà fantastico se riesci a trovare l'acqua che scorre, un ruscello o un fiume. Qui puoi procurarti il cibo catturando il pesce. Sì, Arnold, così facendo starai qui tutto il giorno. E come puoi vedere, avevo ragione. La notte è il momento più pericoloso in una foresta. Ehi, amico, penso che dovresti passare la notte qui su questo albero. Sì, non è il Ritz, ma è sicuro. Al mattino devi raggiungere una radura in modo da essere visibile ai soccorritori. Trovare una persona in una foresta è un'operazione molto speciale che coinvolge soccorritori, volontari e militari. Il terreno è diviso in quadrati e ognuno è accuratamente pettinato. C'è stato un caso in cui qualcuno che si era perso, senza saperlo, ha finito per cercare se stesso. Questo ragazzo è riuscito a uscire dalla foresta, non l'ha detto a nessuno e si è unito alla ricerca per cercarlo. Puoi essere visto dal cielo se accendi un fuoco. È meglio gettarci sopra del fogliame fresco per renderlo davvero affumicato. Non
dirmi che berrai da questo lago. Ma non preoccuparti, Arnold. Se una sanguisuga entra nel tuo sistema digestivo, non ha tempo per farti del male. Si dissolverà rapidamente nello stomaco. Ma hai più di una sanguisuga dentro di te, amico. Ora sei il volto del programma sociale Abitazioni a prezzi accessibili per le sanguisughe. Esistono più di 500 tipi di sanguisughe nel mondo, ma solo 3 di esse sono considerate preziose per l'uomo. Ci vorrebbero solo 10 minuti per 335 sanguisughe per succhiarti tutto il sangue. E tu, Arnold? Ne hai 1000! Ogni secondo conta. Ora, per liberarti delle sanguisughe, devi bere acqua salata. Scusa, Arnie, non avevo un'altra bottiglia. Bere l'acqua di quel lago è stata una pessima idea, Arnold. Anche una sanguisuga è più intelligente di te. I suoi neuroni sono stati usati per un computer biologico chiamato sanguisugatrice. Può aggiungere numeri primi. E tu no. Ma non correre a festeggiare, Arnold. Sembra che in qualche modo tu abbia attirato l'attenzione di alcuni tizi davvero pericolosi. Capisco che sia difficile da credere, ma faresti meglio a non muoverti, amico. Arnold, lascia che le api ti mordano. Il veleno d'api è fantastico. Contiene molte sostanze benefiche che possono sconfiggere anche malattie mortali. Ma nel tuo caso è più probabile che muori per un colpo di calore che per 1000 punture di api. Le api che coprono il tuo corpo lo riscalderanno fino a 47 gradi centigradi. Arnold, sei bravo, in effetti. Le onde elettromagnetiche di un telefono cellulare possono disabilitare un'ape. Un'ape è come un sistema di navigazione con una serie di sensori, più o meno come un minuscolo aeroplano. A quanto pare, poi, in volo, proprio come sui grandi aerei, i cellulari vanno spenti. Infatti, se metti un cellulare funzionante a una frequenza di 900 MHz in un alveare, allora tutte le api evacueranno entro 10 minuti e non torneranno più. E il vincitore delle sanguisughe contro le api è... nessuno! È un pareggio! Arnold è il vincitore meno timoroso, ma la persona più stupida. Ups! Abbiamo un piccolo problema. Arnold, non avere paura. Ma sei sepolto vivo! Proprio come Rodrigo Cortés. Smettila di urlare. Urlare aumenta il panico, il battito cardiaco e di conseguenza la quantità di aria che usi. E hai un massimo di 2 ore di respirazione nella bara, finché non esaurisci l'ossigeno. Arnold, il tuo telefono! Sei profondo solo 2 metri. Evviva! C'è una linea di connessione. Chiama i tuoi cari, ti salveranno. Ma questo non è certo, perché per loro sei morto. Probabilmente penseranno che la tua chiamata sia lo stupido scherzo di qualcuno. Prova a connetterti a internet. Il tuo post sarà visto di sicuro. Ma solo dopo che a loro piace un gattino in costume divertente, un nuovo post di Ariana Grande e una patata dalla forma divertente. Ce l'ho! I post con tag geografici ottengono il 79% di coinvolgimento in più. E un post che dice che il petrolio è stato trovato attirerà il 100% l'attenzione di Donald Trump. In situazioni critiche, gli istinti animali di una persona si svegliano. Beh, mi aspettavo che si sarebbe svegliato in te. Arnold, quando manca l'ossigeno, le persone spesso hanno allucinazioni. Forse possiamo googleare cosa fare. Non martellare un chiodo nella tua vita come se fosse il coperchio di una bara. Esci dalla tua zona di comfort. Non vi è alcun modo. Ok, Kill Bill 2. Fallo come Uma Thurman. Devi fare un buco nel coperchio. Sii forte nello spirito. Raccogli tutta la tua rabbia come Naruto. E ti ha fatto male? Devi in qualche modo rompere il coperchio. Guarda se hai qualcosa in tasca. Arnold, cos'è quello? Ok, facciamo una pausa. Non ti serviranno nemmeno fuori dalla bara. Oh, va bene. Sfondamento. Colpire. È come se stessi cercando di scappare da un brandello, dai fascisti o dalle canzoni lamentose di Billie Eilish. Ce l'hai fatta. Ora devi comprimere tutto lo sporco nella bara per liberare la tua via d'uscita. Devi sollevare la maglietta in modo che possa essere legata sopra la tua testa. In questo modo non soffocherai per la sporcizia. L'astronave di Elon Musk si è schiantata. Un altro fallimento dopo il disastroso lancio di Cybertruck. Vuole veramente colonizzare Marte. Elon Musk è riuscito a disidratare le persone e metterle in capsule. Guarda, funziona come per gli spaghetti istantanei. Basta aggiungere acqua. A bordo c'erano 67 miliardi e mezzo di capsule. Quindi ora ci sono 10 volte più stupidi sulla Terra. Ma questo non è il tuo problema.
anche se in realtà probabilmente è anche il tuo. Adesso, con così tante persone non si possono fornire mezzi di trasporto a tutti. È più veloce camminare. Ogni persona sul pianeta produce circa 0,75 kg di rifiuti ogni giorno. Quindi, oltre 200 trilioni di tonnellate di immondizia all'anno. Questo è sufficiente per riempire circa 99 Grand Canyon. Le centrali elettriche vengono costruite ovunque, perché 75 miliardi di persone consumano circa 125 miliardi di kilowatt al giorno. Questa quantità di elettricità è sufficiente per caricare 8 trilioni di iPhone, ma questo significa anche emettere enormi quantità di CO2 nell'atmosfera. Non devi essere un genio per renderti conto di quanto seriamente influirà sul clima. Lo spazio libero è scarso, quindi ecco i tuoi nuovi coinquilini. Solo uomini. La riproduzione è severamente vietata dalla legge con pena di morte. Questo mondo sicuramente non ha bisogno di piccoli Rugrats Arnold che corrono in giro, anche se sei sempre stato sfigato con le donne. A proposito, hai fame? Vuoi mangiare qualcosa? Tutto il cibo è ora sintetico e riciclato. Hai appena assaggiato un tortino di carta igienica riciclata. L'ho cucinato solo per te, come perle prima dei suini. Comunque, devi ancora passare la notte in questo angolo. A causa dell'aumento di CO2, tutti i ghiacciai si sono sciolti e hanno inondato il 35% della terra. Considerati i bisogni agricoli delle persone per l'alimentazione, meno dell'1% è lasciato per l'edilizia abitativa. Ora, solo i ricchi possono permettersi di dormire con le gambe stese. Accidenti, Arnold, invidio una persona così piccola come te. Vai a sederti e guarda un film in internet su Slowflix. Ups, per entrare devi prendere un numero e metterti in fila. Sei il 1250esimo. A causa della sovrappopolazione, la velocità di internet è diminuita del 99,5%. Guarda dove stai andando! Proprio di fronte a te c'è la nuova generazione di DeLorean. Ho aggiornato questo Tesla in modo che adesso potrai viaggiare non solo in un'altra città, ma anche in un altro anno. 1986, ad esempio. Ehi, ha funzionato. Siamo nella centrale nucleare di Chernobyl, pochi minuti prima del disastro. Arnold, porta la macchina fotografica. Scatterai la foto quando avviene l'esplosione e pubblicherò il video su YouTube. Sono garantiti almeno 20 milioni di visualizzazioni. La batteria è già scarica. Mettilo a caricare. È una connessione europea, tontino. Hai bisogno di un adattatore, oppure? Immagino tuttavia no. Arnold, quindi è tutto grazie a te. Non importa, devi uscire di qui, in fretta. C'è una power bank nel vano portaoggetti. Collegala alla macchina. Dannazione, ci vogliono almeno 60 secondi per caricare. Tira fuori la tuta protettiva. Solo guardando l'aria, non sapresti mai di essere in una zona di radiazioni. Ma, in effetti, la radiazione qui è cosmica. Non è esattamente quello che mi aspettavo. Forse hai scambiato le borse con qualcuno. Con radiazioni superiori a 500 Röntgens, i capelli e le unghie cadono all'istante. La pelle diventa rossa e tutte quelle malattie che hai peggiorano. Ma sei fortunato. Non sentirai molto dolore. Perché cadrai in coma in 3, 2... Oh, sei andato. Ciò è dovuto al fatto che le radiazioni qui sono 20.000 Röntgens all'ora e questa tecnologia non è in grado di gestire questa quantità. Le batterie dovrebbero essere sufficienti per arrivare al 2020. Vai! Non è questo il futuro radioso a cui stanno pensando le persone. Infatti, nel 2050, la Terra sta soffrendo per il riscaldamento globale. La popolazione del pianeta è cresciuta fino a superare i 10 miliardi di persone. Questa sovrappopolazione ha causato una carenza di acqua dolce. Te lo immagini? Il pianeta è sull'orlo della distruzione e stanno combattendo per la Pepsi. Va bene, torniamo alla nostra missione. Nel 2050, tutti hanno impianti cibernetici. E poiché i droni nemici possono rilevare gli impianti a una distanza di 10 km, tu, Arnold, sei la persona più impercettibile e invulnerabile nel 2050. Tu sei quello che aiuterà a cambiare il corso della guerra. Soldati, riunitevi! E così, Arnold, il nemico è stato avvistato a nord. Ma la strada è bloccata da cannoni elettromagnetici.
invece di proiettili, sparano impulsi elettrici e la velocità dell'impulso supera i 7000 km orari. Dobbiamo trovare un riparo. Presto! Scendi in metropolitana. Sei sfuggito alle armi, Arnold. Ma ora ci sono altri problemi. Droni rilevati dagli scanner. E non preoccuparti, Arnold. Ricorda, questi droni non ti noteranno nemmeno. Hai solo bisogno di correre e spegnere l'alimentazione. Ben fatto, Arnold. Il futuro di sicuro non era pronto per quelli come te. Continua così, amico. Ci sei quasi. È ora di risalire in superficie. Arnold, ci sono molti nemici. Indossa l'exosuit. Con esso puoi diventare un super soldato e percorrere lunghe distanze senza stancarti. E tutta l'attività fisica diventa 20 volte più facile di prima. Sei inarrestabile ora, Arnold. Ora devi solo capire i controlli. Arnold? No! Ti sei appena ucciso dal futuro. Ok, beh, non c'è tempo per soffrire. I tuoi nemici stanno arrivando. Hai un lanciafiamme. Usalo. Oh sì, nessuno avrebbe mai pensato che un giorno sarebbe successo a Hollywood. Arnold, attento! Un razzo! Arnold! Arnold! Stai bene? Arnold, sei stato ferito gravemente, quindi i dottori hanno dovuto effettuare degli updates. Quasi come nuovo. Ma c'è un problema. Ora abbiamo bisogno di un soldato senza impianti e tu devi viaggiare indietro nel tempo e trovarlo. Ed ecco il tuo volontario. Mettilo nel portale. Quindi, stai salvando anime innocenti, vero? Fai attenzione a non metterti nei guai. Sembra che tu abbia schivato un proiettile lì. Oh no! Immagino che rimarrai bloccato qui per un po' e dovrai sopravvivere senza cibo. Immagina di essere Angus Barbieri, un uomo che non mangiava nulla da più di un anno, scioccando i dottori. Viveva una vita normale, andava in bagno solo una volta ogni 40 giorni. Alla fine del digiuno pesava 81 kg, avendone perso 124. Dopo 12 ore di digiuno diventi pallido e debole. Ma una persona grassa si sente meglio perché ha riserve di tessuto adiposo. In questo momento iniziano le vertigini. E dalla bocca esce un odore sgradevole. Oh, Arnold, c'è acqua qui! Vedi, Arnie, guarda sempre il lato positivo della vita. Il digiuno può servire a buoni scopi. Gandhi digiunò per 3 settimane per protestare contro il sistema delle caste in India. Christian Bale ha perso 66 kg per il suo ruolo in The Machinist. E i monaci medievali digiunavano per ascoltare la voce di Dio. Tu non dureresti neanche un giorno, vero? A differenza della mente umana, il quarto giorno il corpo accetta la fame come un dato di fatto. Durante questo periodo si osserva una forte perdita di peso, insieme alla debolezza. Il corpo ha sempre bisogno di cibo. Quindi, quando non è presente, deve utilizzare il tessuto adiposo e muscolare. Questo rilascia chetoni, che sono estremamente dannosi per il corpo. Si sviluppano mal di testa e debolezza. E nel peggiore dei casi si verifica vomito con succo gastrico, confusione e persino la morte. Dopo 2 settimane avrai un costante senso di freddo e la tua coscienza spesso diventerà annebbiata e non capirai cosa starai facendo. Oh, Arnie, ecco che arriva l'aiuto. Non farlo, Arnold. Non risparmierai tempo ed è davvero pericoloso. Di grazie, Arnie. Sono io che ti ho salvato il sedere fermando il tempo. Proprio come fanno nei cartoni animati. Cosa faresti prima in una situazione del genere? Forse vai a cercare negli archivi del Pentagono e scopri se Armstrong è davvero andato sulla Luna. O forse oseresti baciare Susie. L'importante è non finire in Giappone. Amano fermare il tempo. Lo adorano davvero. Davvero! In termini di fisica, se il tempo si ferma, allora tutto si ferma. Non devi essere un matematico per capire che il tempo è una delle componenti della velocità e della distanza. Se uno dei valori è zero, anche tutti gli altri saranno zero. Ora, avanti per l'avventura! Ups! Anche le particelle di luce e i fotoni si sono fermati. Di conseguenza, la capacità di distinguere qualsiasi cosa con la vista è scomparsa. E non sarai in grado di bere acqua. Tutto è congelato.
Ecco un altro fatto interessante. Un flusso di luce che ha lasciato la Terra 65 milioni di anni fa è ora a 65 milioni di anni luce di distanza. E qualcuno con un grande telescopio puntato proprio sulla Terra ora può vedere i dinosauri. Ma suggerisco di tornare alla realtà, Arnold. Ora non ti sembrerà di perdere tempo, perché ogni secondo della nostra vita è bellissimo. Oh, cavolo. Beh, a quanto pare non oggi.